Lecce News 24. Politica, cronaca, sport. L'informazione 24 ore. Amici di Lecce News 24, ben ritrovati. Apriamo con la cronaca. Nonostante la restrizione degli arresti domiciliari, riusciva a svolgere attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Ma non l'ha fatta franca e i carabinieri della compagnia di Casarano hanno fatto scattare le manette ai polsi di Giuseppe Corrado, 38enne di Ruffano. L'arresto è avvenuto in flagranza di reato a seguito di perquisizione domiciliare. Sequestrati 60 grammi di cocaina, 73 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. A concludere l'elenco una somma contanti pari ad euro 12.570, provento dell'attività di spaccio. Lecce News 24. Ma voltiamo pagina. Attuato in queste ore a Lecce il piano traffico per la festa dei Santi Patroni. Ascoltiamo di cosa si tratta. La città è in fermento, è grande l'attesa di aprire i festeggiamenti, un'organizzazione impeccabile anche quest'anno per permettere agli innumerevoli spettatori di godere in tranquillità i tre giorni solenni. Tutti al lavoro, dunque, per garantire un servizio completo ed efficiente. Il piano traffico è stato studiato nei minimi dettagli. Potenziamento dei parcheggi di interscambio, non solo nelle zone del Foro Boario, Carlo Pranzo, Tito Schipa, Torre del Parco e Centrum, ma si aggiungono tre nuove aree, quella del Catasto, del Cimitero e del Palazzetto dello Sport. Ed ancora un servizio di 10 bus navette che a partire dalle 18 sostituiranno le autolinee urbane. Ed infine 50 parcheggi nella zona dell'ex Carlo Pranzo, riservati esclusivamente ai portatori di handicap. Direttive ben precise anche nei confronti dei commercianti. Sono previste sanzioni dai 100 ai 1200 euro, infatti, per gli espositori che non rispetteranno le norme di igiene e pulizia del proprio stand. Ed è privilegiata l'esposizione di prodotti tipici locali. Lecce News 24. E ancora festa di Santo Ronzo. Tanti gli eventi che si susseguiranno per le strade e le piazze della città. Tutti i particolari nel servizio di Alina Spirito. Dal 24 al 26 agosto il capoluogo salentino sarà una festa a cielo aperto tra musica, danze e degustazioni in ogni angolo del centro, con qualche evento delocalizzato come è avvenuto lo scorso anno. Lecce sarà invasa da turisti e non vacanzieri o semplici amanti della festa in onore dei santi patroni della città, Oronzo, Giusto e Fortunato. Da Piazza Libertini a Piazza Partigiani, da Piazza Mazzini a Porta Rudie, dalle Officine Cantelmo a Porta Napoli, passando per il Teatro Romano e Piazzetta Santa Chiara, sotto le magiche luci LED delle nuove luminarie. Per il 24 in Piazza Libertini il premio Carlo V alle arti e all'imprenditoria, in Piazza Partigiani con gli eventi di Assaporarte, ancora cabaret, Crazy Dance, Commedia in Vernacolo. Per il 25 i Nidi d'Arac, Tobia Lamar and the Sellers e tanto altro. La serata conclusiva sarà il 26 con danze, commedie e spettacoli, fino ai botti di luce e colori dei fuochi d'artificio in onore di Santo Ronzo. Lecce News 24. Misure speciali per la sicurezza e la viabilità in occasione del concertone finale del Festival della Notte della Taranta. Appuntamento per sabato 28 agosto a Melpignano. Ascoltiamo. Per me è la prima esperienza da sindaco ad ospitare, spero come gli altri anni, oltre 100.000 persone. I cittadini di Melpignano sono pronti per questo meraviglioso evento. Abbiamo messo a punto tutte le misure di sicurezza con la questura, con la prefettura, con i vigili del fuoco. Stiamo lavorando in questi giorni, sto venendo adesso da un incontro in questura con tutte le forze preposte per l'ordine pubblico e sicurezza, quindi io credo che la mia comunità è pronta anche quest'anno ad ospitare l'evento. Io mi auguro che i salentini utilizzeranno i mezzi pubblici per arrivare a Melpignano, primo perché sono più comodi, sono più economici e così possiamo garantire la sicurezza a tutti i cittadini. Sì, sono soddisfatto perché siamo riusciti a mettere in piedi questo servizio di trasporto, un servizio di trasporto capillare, un servizio di trasporto su gomma che si integra sul ferro. Abbiamo previsto 9 linee di autobus che confluiranno su 7 assi ferroviari e quindi sono convinto che garantiremo l'accesso a tutti. È evidente che data la partecipazione di centinaia e centinaia di persone, ci deve essere un po' di pazienza soprattutto nelle fasce orarie di maggiore presenza e di maggiore flusso, e quindi richiamo al buon senso e alla pazienza di fronte ad eventi di questo genere, mi sembra che sia necessario. Lecce News 24. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Hai controllato la tua caldaia? Il caldo del tuo impianto è sicuro? Se la tua caldaia è ubicata nel territorio provinciale di Lecce, per il biennio 2010-2011, i responsabili degli impianti termici sono tenuti ad effettuare le operazioni di controllo e manutenzione. La provincia di Lecce ricorda che la corretta manutenzione dell'impianto migliora l'efficienza energetica e contribuisce alla protezione dell'ambiente. Campagna di sensibilizzazione a cura della provincia di Lecce, assessorato alle politiche energetiche.
Per maggiori informazioni www.provincia.le.it. Elabora, digitalizza www.memar.it. I said maybe you will come over to this place. Then let me show you an effect of capitalism, fooling the people, eh? Turning downtown into prison. It's ruled by a guy with bad ambition, yeah. I said we don't need your so-called elegance. Your world's packed into cellophane. Glamour Car è in via Giovanni Paolo II, San Cesario, Lecce. Glamour Car, l'eleganza si fa strada. Lecce News 24. 24esima mostra d'antiquariato. Presentato a Palazzo Adorno l'evento che si svolgerà nella splendida cornice del Castello di Copertino, con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, della Città di Copertino, dell'Union 3, dell'Università del Salento e dell'Associazione Proloco Fernando Verdesca. Ascoltiamo le dichiarazioni. Sindaco, una mostra che quest'anno giunge alla sua 24esima edizione. È un'importante opportunità per far conoscere ai numerosi visitatori le bellezze di Copertino. Sì, importante e io oserei dire che è già molto conosciuta, perché diventa un appuntamento nazionale, è diventato un appuntamento nazionale. Copertino si avvicina e si appresta a questa manifestazione con grande entusiasmo e anche i risultati sono sempre molto importanti, molto numeri elevatissimi di visitatori. Noi della Proloco crediamo che sia la più importante delle iniziative che le associazioni di Copertino realizzano in città. Importante per due motivi particolari, perché richiama a Copertino tantissimo turismo che si riversa sulle nostre spiagge salentine. Quest'anno poi abbiamo un boom di turisti nelle nostre spiagge. Il secondo motivo è il Castello di Copertino, che vorremmo che fosse veramente di Copertino, cioè che Copertino lo valorizzasse appieno. E con la mostra d'antiquariato si realizza questo sposalizio. Credo che uno dei motivi principali per cui la mostra d'antiquariato di Copertino viene ricordata ogni anno sia anche quell'importanza nel campo turistico. E fra le tante manifestazioni che si svolgono nel Salento, credo che occupi una posizione importantissima, tant'è vero che la provincia ogni anno propone una propria iniziativa, una propria mostra, proprio a suggello dell'importanza di questo evento per l'intero territorio salentino. Lecce News 24. E anche per oggi è tutto, grazie per averci seguito. Miriam Gabellone, Lecce News 24. Lecce News 24, politica, cronaca, sport, l'informazione 24 ore. Sasha. I speak Sasha. Sasha. Do you speak Sasha? Yeah! Sasha è a Lecce, Maglie, Galatone, Martano, Galatina, Gallipoli, Shopping Center Bari Blu Trigiano, Ipercop Surbo.